Che cos'è secondo te? Femmina o maschio la Wink? Purtroppo sono tutte femmine. Tutte femmine, te lo stavo dicendo io adesso. Aspetta tutte? Un attimo che non sono ancora partito. Io sì. Neanche avesse un 16 mm. Vai. Ok. Ok. Siamo partiti, eh? Sì. No, poi c'era sto problema qui che entrava lo sporco qua. Che la donna delle pulizie non capiva che si poteva fare sto movimento per pulirla, cioè tutte le ragioni per cui l'ho venduta, perché non si poteva. E poi non ho mai capito se è una donna o un uomo. Tu che cosa dici? Ma per me è sicuramente una donna. Le poltrone sono. E da cosa lo deduci? Perché. Ma innanzitutto perché ci si sta su belli comodi, belli. Belli magari rilassati. Per le donne le poltrone sono uomini, non so. Ma no, anche per le donne le poltrone sono donne. Donne, sì. Sono assolutamente sicuro. Perché sono affettuose, perché ti accolgono, perché sono un grembo. Capisco se mi parli di quella di Gaetano Pesce per la B&B. Beh, ma anche questa, quella proprio. Con quelle sue belle orecchie, tu le chiami orecchie, me le illumini un attimo. Non sono orecchie, cazzo, si muovono anche, guarda. No? Però vedi, quando vanno giù le orecchie, perde, secondo me perde di proporzione. Vabbè, comunque, era un bel progetto, non so se abbia avuto un gran successo, comunque, rivisto oggi, è una di quelle cose senza tempo, un po' come la... Illuminala, perché io non vedo un tubo, se non la illumini tu, eccola là. Poi fai così, ecco, un po' faticosa, perché adesso lei è sollevata, ma uno dei, non problemi, ma degli aspetti problematici di questa poltrona è che è talmente bassa che per uno oggi come me che deve chinarsi per regolarla, se ti viene che è la lombalgia lombosacrale 5-6, se ti viene il colpo della strega mentre cerchi di... Dopo rimani sulla poltrona, che va sempre bene. Ma hai detto di chi è? Mai fatto una critica seria a questa poltrona? Kita, chi è Kita? Kita è un designer giapponese che faceva la spola tra Tokyo e Milano. Lui è uno di quelli che non si è fermato qua, ma faceva avanti e indietro. E non ha fatto tante cose, però ha fatto quelle poche molto significative. Questa è una. Questa è una. Perfetto. E vorrei capire anche quanto ci sia illumina, la mano del binfare. Perché io non vedo un tubo quanto qua. Quanto ci sia la mano del allora, binfare. Voi sapete anche che lì c'è il reggiseno. Al centro stile Cassina, studi Cassina. L'anima di tutte le innovazioni tecniche, formali, eccetera, era il binfare. Che poi faceva anche il designer. Quindi, e credo che molte di quelle delle soluzioni e delle possibilità di fare cose fossero legate alla sua abilità. Bisognerebbe però chiederlo a Kita, io poi figurati. Comunque ribadisco, in questo museo manca un pezzo mio. Fine.